Buongiorno a tutti, siamo qui nel Parco delle Energie di Via Prenestina assieme al poeta romano Claudio Monachesi, che forse se alcuni non conosceranno, Claudio è un autore che ha all'attivo più di 28 pubblicazioni di poesia ma anche saggistica, opere di vario genere. La prima opera risale al 1978 che si intitola I Sospiri, tra l'altro che ha la particolarità di essere questa prima opera di essere piaciuta a un poeta di tutto rispetto, uno dei più grandi del Novecento, che è stato Eugenio Montale. E la particolarità della poesia di Claudio sta proprio anche nel suo portare la poesia nei luoghi, perché io posso dire appunto che Claudio è un poeta nel vero senso della parola, perché ama recitare la poesia, interpretarla, portarla alle persone, non solo agli amici ma anche nei luoghi dove lui va, che può essere il bar dove va a fare colazione la mattina o anche dal meccanico al ferramenta, insomma portare anche e liberare, diciamo, questa immagine del poeta un po' stereotipata come sognatore che vive nella Torre d'Avorio. In realtà il poeta è una persona che vive nella realtà ma che parla della realtà attraverso un linguaggio poetico che è quello della poesia. E la prima domanda che vorrei fare a Claudio in questo nostro incontro, questa conversazione sulla poesia, e come è nato appunto questo suo amore per la poesia, questa passione all'età giovanissima, tra l'altro, no? Intorno ai 20 anni, se non ricordo male. È stato un autore che hai letto, oppure delle persone, diciamo, qualche libro, qualche incontro con qualcuno? A te la parola. Grazie, sì, in effetti non, all'inizio 16 anni, quindi 16 anni non avevo autori particolari, semplicemente stavo in casa da solo quel pomeriggio in cucina, in mano avevo un quadernetto con una matita e ho iniziato a scrivere poesia. E che mi è successo? Che poi quando rileggevo quelle cose che avevo scritto, che ancora non mi ero reso conto, rimasi maravigliato, come avrebbe detto Gian Battista Marino, di questo fatto. E mi sono innamorato di questo tipo di scrittura. Talmente innamorato che ho ripetuto, finché poi, dopo diverso tempo, ho migliorato ovviamente e ho capito che sono poeta. Per questo motivo posso dire che ho un linguaggio, un qualcosa che mi nasce da dentro, non è una condizione esterna. Noi non avevamo a casa libri, eravamo abbastanza poveri. Mio padre non mi ha mai detto che esisteva un Dante, per esempio, un Dante Alighieri, né mia madre, quindi non avevamo né libri di poesia né di saggistica, niente, proprio zero assoluto. Forse questo è stato il terreno adatto a che all'interno di me possa essere germogliato un qualcosa. Ecco, questo è un po' l'incipit, l'inizio. Il libro che tu hai citato del 78, sì, si intitola I Respiri. Ah, I Respiri, sì, non I Sospiri. Ho avuto l'onore di che questo libro è stato tra le mani di Montale, il quale già era premio Nobel, non è che l'ha potuto leggere totalmente, avrà letto qualche poesia. Però il riscontro è stato positivo perché mi ha inviato a casa, a Roma, magari una lettera autografa. Per il resto volevo chiederti, quindi è nata, diciamo, la tua passione in maniera così quasi spontanea, la cosa più bella secondo me quando si scopre di avere un talento in maniera quasi casuale. Quindi secondo te la poesia è qualcosa che nasce già dentro di noi e in qualche modo noi dobbiamo riscoprire in maniera quasi socratica di andare a scavare dentro? Oppure qualcosa che al contrario, come alcuni magari teorizzano, bisogna attraverso lo studio, attraverso la lettura degli autori, andare appunto a coltivare? Sì, hai detto due cose che sono gemelle dal mio punto di vista, dalla mia esperienza, che appunto sono circa una cinquantina d'anni che mi esercito all'arte dei suoni. E sì, deve nascere da dentro, perché il poeta si nasce, come diceva Cicerone. Però ci deve stare anche uno studio assiduo, come sosteneva Gian Battista Marino, cioè anche la tecnica è importantissima. Cito sempre che se un Mozart non avesse avuto un padre che gli avesse indicato, insegnato musica,
lui non avrebbe avuto questo talento, quindi voglio dire, è importante il cosiddetto artificio, no? Che sembra una parola brutta, però artificio è fare arte significa di avere una conoscenza, come per la musica. Io certo. Sono appassionato di musica, l'ascolto, però sono ancora più contento quando riesco a leggere uno spartito, certo. Anche a livello elementare, perché quindi le due cose, ecco, si sposano. Certo, perché poi inizialmente uno magari comincia a improvvisare qualcosa, poi bisogna con consapevolezza iniziare allo studio per poter comporre in maniera anche, come dire, con coscienza quello che uno scrive, altrimenti vengono cose magari casuali. Volevo chiederti in qualche modo qual è il libro a cui tu sei più legato tra le tante opere che tu hai scritto, tra l'altro un testo che tu citavi spesso è stato quello dei portieri calcistici, quello del 2000 se non sbaglio, che ha avuto anche un buon successo da un punto di vista sia di pubblico che di critica. Come è nata questa idea appunto di coniugare il calcio, lo sport diciamo nazionale, con la poesia? Sembrano due cose completamente opposte, ma che in realtà tu giustamente ci ricordi che poesia è tutto quello che in qualche modo fa parte della vita, quindi anche lo sport, il cibo, tutto in qualche modo. Com'è nata questa idea? Anche perché tuo figlio giocava a pallone, appunto, quindi questo tuo andare nei campi calcistici di tutta Italia praticamente a vedere questi giovani talenti che si esercitavano, molti dei quali tra l'altro sono diventati anche portieri di Serie A, insomma molto conosciuti. Tutto questo, quindi, com'è nata questa iniziativa? Sì, questa iniziativa nasce da una mia idea, quella sul calcio, però ecco, una piccola premessa, quando all'interno di ognuno si scopre la poesia, la poesia co-vibra con te in qualunque maniera, non è che l'amore la poesia, la natura la poesia, ce l'abbiamo dentro, è sufficiente estrarla, come dicevi tu, a livello socratico per portarla fuori, questa poesia. Certo. E in quel caso parlai col mister della scuola dei portieri numero uno per fare un libro di calcio un pochino originale, nel senso che poteva riguardare in versi, non tutti, ma molti portieri, sia bimbi fino ad arrivare diciamo alla primavera, Serie B, Serie A, eccetera, eccetera, e quelli del passato che ho avuto l'onore di conoscere, di intervistare. Il mister sul momento è rimasto così un po' spiazzato e poi ha voluto vedere quello che facevo in versi, ci siamo ritrovati e abbiamo in 2 anni andando sui campi di calcio, vedendo i vari portieri che mi venivano nomenclati, eccetera, eccetera, siamo riusciti a fare questo libro che è uscito nel 2000 e presentato alla Borghesiana da Fabrizio Mariani della giornale Rai 3 Cultura, e da un altro giornalista che purtroppo adesso non ricordo, di Rai 2. E insomma ci ha avuto un bel riverbero, perché poi siamo stati intervistati a Rai International, insomma a Rete Oro, eccetera eccetera, queste televisioni, anche alla radio, a Strada Facendo, perché quando si tocca il calcio chiaramente si arriva un pochino più là rispetto alla poesia comune. E c'è stato anche il caso un pochino più ristretto delle poesie che ho fatto per la ferramenta, no? Sì. C'era questo appunto ferramentaio che ogni volta che andavo a acquistare qualcosa, a comprare eccetera eccetera, mi sapeva che ero poeta, sono poeta, e mi chiedeva di leggere qualche poesia, perché alla fine gli ho proposto di fare una performance poetica all'interno della propria ferramenta durante l'orario di apertura del lavoro della ferramenta. Ma a tema, cioè andando lì, vedendo i vari strumenti, le varie cose che vengono vendute in ferramenta, insomma, ce ne stanno tantissime, non le ho fatte tutte, e dopodiché è stata fatta questa performance dove quella volta abbiamo potuto vedere, era l'ottobre forse del 2002, non mi ricordo, dove la ferramenta era pienissima proprio, cioè, e lui pensa, questo ferramentaio,
che non era un colto, ma un uomo molto profondo, certo. Accettò di non vendere per 2 ore, ma di offrirci questo spazio di poesia dedicato alle ferramenta. Questo dimostra come ad apprezzare la poesia non sono appunto soltanto le persone cosiddette di cultura, intellettuali, ma spesso sono proprio le persone più semplici, quelle più genuine, mi piace dire. Io infatti volevo farti quest'ultima domanda, anche per arrivare in qualche modo alla conclusione del nostro incontro. Quale consiglio puoi dare a qualche poeta esordiente e soprattutto, secondo te, cosa può dare ancora oggi la poesia in Italia, in un paese che purtroppo sappiamo essere un po', nonostante il passato glorioso che abbiamo avuto, vedi gli autori che abbiamo citato poc'anzi, purtroppo essere un po' dimenticata la poesia, essere messa un po' in soffitta. Un consiglio appunto a dei poeti esordienti, a chi vuole comunque cominciare a scrivere, e cosa può dare di più oggi la poesia nel tempo presente, anche visti tutti i problemi che oggi affliggono la nostra società, non solo in Italia ma nel mondo ovviamente. Sì, la poesia è messa molto molto all'atere, si dà poco spazio a livello culturale per la poesia, perché la poesia ha una parola particolare, secondo me una parola luminosa, è una parola che può dare il risveglio, e quindi attualmente si evita di far risvegliare più persone, e quindi è più importante l'anestesia, stare anestetizzati col toradol, quello che volete voi, altre sostanze, il toradol inteso non soltanto come analgesico, ma come utilizzo di certi strumenti che tendono appunto ad anestetizzarti, e quindi a stare calmi, a stare poco propensi, dormienti, diciamo. Dormienti, poco propensi a comprendere a fondo determinate cose. Il consiglio è quello di rendersi conto della differenza, per chi voglia accingersi o già si è accinto a scrivere poesia, appunto, che c'è una differenza tra scrivere poesia e fare poesia. Cioè, sembrano due cose simili, ma sono molto differenti. Vi saluto appunto dandovi l'indicazione di un grandissimo poeta, mi riferisco al poeta Orazio, il grande poeta di 2000 anni fa, che visse 2000 anni fa, è rimasto famoso per Cogli l'attimo, no? Carpe diem. Però ecco, volevo citare questo verso che racchiude tutte, secondo me, tutta la struttura, le strutture letterarie. Se si comprende questo, anzi più che si comprende, il poeta lo vive, e allora probabilmente stiamo facendo poesia. Sentiamo. Febo ha dato a me l'ispirazione, Febo l'arte del canto è il nome di poeta. Ciò significa che noi dobbiamo mettere queste tre cose insieme, non dico due, non dico uno, tre, in sede di composizione. Appunto, la prima, Febo ha dato a me l'ispirazione, cioè ispirazione inteso come il sentire la divinità in te. Però Orazio va avanti nel senso che dice ci ho avuto l'ispirazione, no, non è sufficiente, ci dice Orazio. Febo ha dato a me l'ispirazione, l'arte del canto segue. Ma Febo, per chi non lo sapesse, insomma, è la parte interiore nostra solare, in vita, onnibrillante, che non si dimentica mai di noi. Noi di lei sì, quindi abbiamo questa continua scintillazione che possiamo vedere o intravedere. Il poeta riesce a avvicinarsi un pochino di più, o poeta intendo anche altri artisti, anche persone sensibili, persone, certo. Non è che uno deve essere, io ho avuto il ferramentaio con il mio fans, grande fans con la F maiuscola. La terza cosa, dice sempre Orazio, il nome di poeta, cioè devo avere avuto, ci devo essere nato, quindi l'imprimato di poeta. Se contemporaneamente siamo coscienti di queste tre cose,
probabilmente stiamo facendo poesia. L'arte del canto, che è la seconda, come dicevamo prima, si acquisisce con il lavoro costante, è una sorta di rtà, cioè di rito, di ripetizione della costruzione del verso, anche tecnica appunto, artificiale, fare arte. Quindi dobbiamo, ci dice Orazio, certo è molto difficile questo, però ce lo dice un grande padre della poesia, dobbiamo aderire a questi asserti. Prima di concludere, Claudio, volevo chiederti se ci leggi ovviamente qualche tuo verso per salutarci. Benissimo, sono dei versi che riguardano la mia esperienza personale, nel senso che è quello che accade, secondo me, al poeta mentre compone. Illuminatosi il verso straripò di sillabe, produsse silenzi, riordinò musicali matematiche, erigendo nei cieli costruzioni di luce. Grazie mille, Claudio. Grazie a te. Grazie.